Siamo nella banchina antistante della Gran Guardia, qui a Gaeta Medievale. Abbiamo trovato una bellissima sorpresa, a dire il vero era già qualche giorno che abbiamo la presenza rassicurante in un certo senso della Goletta Verde, la nave di Lega Ambiente, e qui vicino a noi c'è proprio Claudio Presutti, che è responsabile mare di Lega Ambiente, al quale vogliamo chiedere innanzitutto come mai la barca si trova qui nel Golfo di Gaeta e poi magari un ragguaglio sull'attività tenuta nel corso della stagione estiva. Sappiamo che la Goletta Verde è sempre in prima linea per la tutela del mare e dell'ambiente in generale. E noi siamo qui per la seconda campagna di Goletta Verde del Lazio, una campagna di approfondimento dei temi che già durante la stagione estiva la Goletta Verde porta lungo le coste italiane. Questa campagna prevede un tragitto che parte da Gaeta, prima tappa, per arrivare a Civitavecchia, passando per Anzio, per Ostia, Fiumicino, e portando in ognuno di questi posti l'attività dei nostri volontari, che fanno educazione ambientale con le scuole portare la denuncia delle attività illecite, del degrado, dell'inquinamento del mare, ma anche per valorizzare quanto di buono c'è sulle nostre coste, che è molto, e che riguarda iniziative di turismo sostenibile. Sabato avremo qui a Gaeta proprio una conferenza sul turismo sostenibile. Quanto riguarda la valorizzazione della tradizione culturale regionale, dall'enogastronomia a tutte le forme di cultura, e per quanto riguarda la valorizzazione del mare, quindi l'attività di pesca, l'attività dei diving, dei centri di immersione, la salvaguardia, insomma, dei fondali che il Lazio offre in grande quantità. Ecco Claudio, col tuo occhio esperto, quello tuo e quello dei tanti collaboratori amici della Goletta Verde, che idea ti sei fatto dello stato di salute del Golfo di Gaeta? Ma il Golfo di Gaeta è un golfo splendido, che però è sottoposto a una gran quantità di minacce, non ultima quella che proprio stamattina abbiamo denunciato con un blitz, ossia la presenza in pieno centro abitato, nel quartiere di Porto Salvo, una località denominata peschiera, di un terminale dell'ENI dove attraccano petroliere che caricano e scaricano prodotti raffinati del petrolio, quindi a grave rischio di infiammabilità, e abbiamo manifestato questa mattina di fronte a questo terminale a fianco del comitato Peschiera Non Petroliera, un comitato di cittadini che è nato proprio in questo quartiere, per chiedere l'allontanamento, la revoca della concessione da parte dell'autorità portuale al terminale, e l'allontanamento, la delocalizzazione delle operazioni di carico e scarico. Il rischio di un incidente dovuto a incendio o esplosione non è una cosa remota o impossibile. È accaduto nel 2004 a Porto Torres, dove per 5 giorni consecutivi i vigili del fuoco e protezione civile hanno combattere contro le fiamme, perché questo è un tipo di, oltretutto è un tipo di prodotto che è difficilissimo da spegnere, cioè si spegne quando si esaurisce, dopo che è bruciato tutto. Quindi l'intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile può soltanto arginare le fiamme per limitare i danni, ma difficilmente riesce a spegnerlo. Questa è una minaccia per i cittadini, per la loro salute, ma anche per l'ambiente naturale, l'ambiente costiero, perché in caso di sversamento, quindi in caso di incidente, sarebbe la logica conseguenza, arriverebbe immediatamente in costa la macchia oleosa. Insomma, la Goletta Verde, anche se il clima è ancora estivo, Claudio, non va in vacanza, anzi. Un consiglio: come possiamo fare per sensibilizzare le persone a questo tema importantissimo della salvaguardia dell'ambiente? Si fa un gran dire di cominciare dalle scuole, di cominciare a dare un'educazione soprattutto civica ai ragazzi. Il tuo consiglio, tu come ci sei arrivato a quest'amore per l'ambiente? Ma io credo che l'amore per l'ambiente non sia qualcosa di inevitabile, nel senso che è una scelta obbligata. La situazione attuale, con l'allarme sui cambiamenti climatici, i cui effetti sono in alcuni casi già ben visibili, insomma, dall'erosione costiera alla presenza di specie aliene provenienti dai mari tropicali nei nostri mari, al fatto che si verificano situazioni di blu malgali, la presenza di mucillaggi, insomma, sono tutte prove del fatto che il cambiamento climatico probabilmente è già in atto.
Quindi è una scelta inevitabile, è una scelta civile ma anche necessaria per garantire un futuro. Per questo è importante cominciare proprio dalle scuole, ed è esattamente quello che fa Legambiente Lazio con la campagna di Coletta Verde. Noi tutti i giorni incontriamo centinaia di studenti delle scuole del nostro territorio per parlargli di queste cose, per raccontargli quello che facciamo e quello che potrebbero fare loro e che potrebbero chiedere di fare anche ai loro genitori. Beh, insomma, il nostro augurio come cittadini è quello di vedervi spesso in questa rada, sperando che però non sia necessario il vostro intervento e che magari passiate solo per ammirare le bellezze della nostra città. Beh, l'augurio è anche nostro e speriamo che il nostro intervento sia finalizzato a, appunto, a mettere in evidenza, a sottolineare, a valorizzare le cose di buono che nascono, come le esperienze, lo dicevo prima, di turismo sostenibile, come la bellezza del golfo o come l'allontanamento del terminale Eni dal centro abitato di Gaeta. Bene, grazie a Claudio Presutti, ovviamente sottoscriviamo questo suo appello, che è uno poi dei motivi fondanti del programma da parte dell'amministrazione, che più volte ha sottolineato come una trattativa con i vertici dell'Eni sia indispensabile quantomeno per una riconversione industriale, se proprio non si riesce a togliere l'insediamento che comunque dà ancora lavoro anche se a poche unità. Grazie a Claudio Presutti, responsabile mare di Legambiente, insomma, arrivederci e speriamo con buone novità per Gaeta, ma credo di poter dire per tutta la costa italiana. Certo, arrivederci, grazie.